Così dice l'angelo alla Madonna: tu sei benedetta tra le donne. Meglio tradotto, tu sei la benedetta, cioè hai un posto preminente, ma chiunque accoglie Gesù Cristo nella sua vita è benedetto dal Signore. Ricordatevelo sempre. La benedizione è il bene che portiamo dentro e che riceviamo, e siamo chiamati tutti a benedire, a cioè a trasmettere il bene, la grazia di Dio. Questa è la funzione di ogni cristiano, che non è chiamato solo a godere dei beni spirituali, ma a propagarli, a diffonderli. E i beni dello Spirito più vengono donati e più si moltiplicano. I soldi più li date, meno ne avete. Le benedizioni più ne date e più aumentano, crescono. E quindi iniziamo questo santo sacrificio, fratelli, ricordandoci che il Signore Gesù è la benedizione di Dio. È la benedizione di Dio. Chiunque raccoglie come primo dono riceve la remissione dei peccati. Tu sei benedetto perché il peccato è tuo. Gesù l'ha lavato nel suo sangue. E vogliamo celebrare questa sera la messa. Anticipiamo la messa di domani, che sarà festa della esaltazione della Santa Croce. Voi ricorderete come Santa Elena, quando andò in Terra Santa, volle ricercare la croce di Gesù Cristo, e la storia ci dice che, avendo trovato lì sotto il Santo Sepolcro, c'è oggi ancora una cappella chiamata la Cappella di Santa Elena, dove si ritiene che sia stata ritrovata la croce di Gesù, lì c'era una cava di pietre e la croce fu buttata in questo luogo. E Santa Elena, per saper riconoscere la croce di Cristo, fece intervenire un malato e lo fece stendere su ciascuna di queste croci. Quando su una di queste il malato guarì e le ritenne quella croce, quella di Gesù Cristo. E la Chiesa ha avuto anche dedicare a questo evento, questa festa, la esaltazione della Santa Croce. San Paolo dice: la parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano è potenza di Dio ed è sapienza di Dio. Perché attraverso la croce Gesù ha vinto il peccato, ci ha amato fino alla morte e alla morte di croce. La croce per noi cristiani è il segno del trionfo di Gesù Cristo sulle potenze del male. Per cui la croce per noi, quando è benedetta, diventa strumento di purificazione, di rigenerazione, di distacco dal peccato e diventa strumento di apertura allo Spirito Santo. Ora, con l'intercessione della Madonna, vogliamo chiedere al Signore di rinnovare in tutti noi la remissione di tutti i nostri peccati, anche di quelli dimenticati, anche quelli nascosti, perché il Signore perdona anche i peccati nascosti, non solo quelli che si sanno, ma anche quelli che abbiamo dimenticato, di cui non ci rendiamo conto. Il Signore perdona noi, non le cose, perdona noi con tutto quello che noi abbiamo. Oggi la Chiesa ricorda uno dei grandi padri della Chiesa d'Oriente, San Giovanni Crisostomo, soprannominato Bocca d'Oro. Lui fin da giovane cominciò ad amare la scrittura, a imparare a memoria i versi della scrittura, e recitava in continuazione perché si nutriva della scrittura, e fu proprio soprannominato Bocca d'Oro perché si faceva capire da tutti, anche se doveva parlare di cose sublimi, ma in maniera che tutti potessero comprendere, perché non era sapienza che veniva dalla mente, ma dall'anima, dal profondo del cuore. E lui, al termine della sua vita, divenne patriarca di Costantinopoli ed era molto zelante. Come Giovanni Battista, anche il re e la regina diceva quel che era giusto e quel che non era, e questo gli valse la persecuzione. Fu cacciato dalla diocesi due volte, ma rimase lì un paio d'anni, non è che tanti anni, e morì in uno di questi spostamenti a cui era costretto. Ma è interessantissimo, in un brano che noi leggiamo oggi nel breviario riguardo a San Giovanni Crisostomo, che diceva, leggo qui dal breviario: disprezzo le potenze di questo mondo e i suoi beni,
mi fanno ridere. Non temo la povertà, non bramo ricchezze, non temo la morte, né desidero vivere, se non per il vostro bene. È per questo motivo che ricordo le vicende attuali e vi prego di non perdere la fiducia. Non sente il Signore che dice: dove sono due o tre riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro? E non sarà presente là dove si trova un popolo così numeroso, unito dai vincoli della carità? Mi appoggio forse sulle mie forze? No, perché ho il suo pegno, ho con me la sua parola. Questa parola è il mio bastone, la mia sicurezza, il mio porto tranquillo. Anche se tutto il mondo è sconvolto, ho tra le mani la sua scrittura. Leggo la sua parola, essa è la mia sicurezza, è la mia difesa. Egli dice: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Cristo è con me, di che avrò paura? Anche se si alzano contro di me i cavalloni di tutti i mari o il furore dei principi, tutto questo vale per me di meno di semplice ragnatele. Se la vostra carità non mi avesse trattenuto, non avrei indugiato un istante a partire per altre destinazioni. Oggi stesso ripeto sempre: Signore, sia fatta la tua volontà. Ed è bello vedere che a un certo punto questo santo, anche in mezzo alle prove, lode il Signore, ringrazia Dio. Ma qual è il suo pane quotidiano? La parola di Dio. Qual è il suo bastone? La parola di Dio. E tutti i giorni si nutriva. È quello che tutti noi cristiani, fratelli, siamo chiamati a fare, a nutrirci di parole di Dio. Certo, non tutti possiamo imparare a memoria. Io da studentello mi divertivo a imparare a memoria i brani della scrittura. Quando c'era un brano che mi piaceva, facevo di tutto per impararmelo a memoria, ripetendolo più volte. Ma anche una parola sola, ma che sia parola di Dio. Dobbiamo nutrire la nostra anima di parola di Dio. La parola di Dio è Gesù. La parola di Dio è lo Spirito Santo che si rivela. E la parola di Dio deve essere il nostro pane quotidiano. E la parola di Dio nell'Eucaristia si fa sacramento. La parola, dice Sant'Agostino, quando si incontra con i segni, diventa sacramento. Allora c'è la parola annunciata e c'è la parola celebrata, ma sempre della parola di Dio si tratta. Dio si rivela attraverso la sua parola. Allora la parola che ha rivelato a tutti noi è: Dio amato di amore eterno. Casca il mondo, ma non ritira da noi la sua parola, non ritira da noi la sua grazia. Hai peccato e peccato anche gravemente? Bene, quei peccati non annullano la sua grazia e lui ti rimane fedele anche se hai peccato. Non perché tu meriti, ma perché lui non conosce il tradimento. Noi persone umane conosciamo il tradimento dell'amicizia, oggi poi i tradimenti matrimoniali sono la regola, non sono le eccezioni. Io mi ricordo quando ero ragazzo in paese, si ebbe notizia che un finanziere aveva lasciato la moglie. Un caso, uno, però anni prima c'erano stati diversi che erano andati in America e dopo qualche tempo le mogli si trovarono senza più un marito che mandava lo stipendio. Ma in paese non c'era un caso. Oggi si va cercando se c'è un caso di fedeltà. È il contrario. Dio non ci ha tradito e non lo farà mai. Lui rimane in eterno. Ho peccato, io sono stato infedele, ma lui non mi tradisce. Allora abbiamo visto più volte come Gesù, morendo sulla croce, ha versato il suo sangue a sigillare le sue promesse. Muoio, ma non ritiro la mia promessa. Ti ama fino alla morte e mantiene questa promessa. Anche se hai sbagliato gravemente, non ti tradisce.
se i suoi figli si allontaneranno dalla mia legge, dice il Signore nel Salmo 89, non praticheranno i miei decreti, non vivranno secondo i miei statuti, punirò con la vergogna i loro peccati e con flagelli la loro colpa, ma non gli toglierò la mia grazia, cioè la mia benevolenza. Tuo figlio ha sbagliato, ti ha offeso, ma tu continui ad amarlo, perché tu genitore sei fatto a immagine di Dio, perché Dio è così. Forse voi che siete cattivi, dice Gesù, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che lo temono, a coloro che lo amano e credono in Lui. Allora, nella festa dell'esaltazione della Santa Croce, la Chiesa, fratelli, ci invita a contemplare questo mistero, perché la croce non è uno strumento, un oggetto, un pezzo di legno, è un mistero che viene simboleggiato dalla croce. Qual è questo mistero? È il mistero di Gesù Cristo in noi, è il mistero della grazia di Dio in noi. Adamo ed Eva, peccando, hanno estromesso il Dio della loro vita. E quello che si sta facendo oggi, si sta cercando di far entrare Satana dappertutto, anche nella vita normale, nelle relazioni affettive, nei commerci, nelle culture, dappertutto. Perché Satana viene visto ai nostri giorni non come il principe del male, ma come il Dio della libertà. Allora noi abbiamo 10 comandamenti, vero? Che dicono non bestemmiare, non fare. Quei comandamenti che funzione hanno? Quello di indicarci la strada da seguire per raggiungere però un obiettivo. Voi oggi siete venuti qui in chiesa, no? Siete partiti dalle vostre contrade, dalla città, eccetera, e per venire avete fatto un progetto per arrivare, ma non avete preso la strada qualunque, ma quella che vi portava, questi sono i comandamenti. Quella strada che ti fa raggiungere il regno di Dio, ti fa cogliere il regno di Dio. Quindi non è una imposizione, è un aiuto di Dio. Infatti in ebraico, Torah, questo significa ciò che ti fa raggiungere l'obiettivo. Però per tanti i comandamenti vengono visti come imposizioni. Allora se tu vuoi essere libero, devi profanare i comandamenti. Tutti i comandamenti. Infatti oggi vedete ragazzi, bambini, che giocano a chi bestemmia di più. Per essere disinvolti, per essere autonomi, per essere sciolti. Perché se il rispetto vuol dire che c'è qualcuno che mi fa paura. No, i comandamenti vanno praticati con amore, vanno amati. Questo popolo mi onora con le labbra, dice il Signore per bocca di Isaia, mentre il suo cuore è lontano da me. Dio non vuole le cose, vuole il cuore. Allora che i comandamenti sono per entrare nel regno di Dio. E allora bisogna, per avere la libertà secondo questa veduta, profanare tutti i comandamenti. L'ultimo che rimane è non uccidere, perché quando tu riesci anche ad ammazzare, ad uccidere, allora sei veramente Satana, allora sei Dio, perché non colpisce nessuno. Voi capite come Satana in questi giorni sta penetrando, cambiando la mente degli uomini, pervertendo la mente degli uomini, facendo passare per bene ciò che è male, l'inganno all'ordine del giorno, lo stiamo vedendo, ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo, inganni nella società a livello mondiale. La croce a che serve allora? La croce serve per far morire il peccato che è dentro di noi, per estirpare il peccato. Se c'è una pianta d'ortica, voi la tagliate, dopo qualche tempo rinasce, vero? Ma se voi la estirpate alla radice, non rinasce più. Tu hai sbagliato, ti sei pentito, sei stato perdonato. Ma Dio vuole estirpare la radice del peccato. Allora ti dà il dono della fede e ti dà la croce. Quando tu accogli la croce con amore,
dalle mani di Dio, benedicendolo, il male viene estirpato alla radice, non ricresce più. Chiara la funzione della croce? Non è castigarci, è liberarci da ogni profumo di Satana, da ogni presenza del peccato. Non c'è bisogno di andare a cercare cose strane, basta accettare con amore la vita quotidiana, le vicende che ci capitano giorno per giorno, amare le persone che sono attorno a noi. Quando noi accettiamo la sottomissione a Dio con umiltà e docilità, anche in mezzo alle prove, il peccato viene estirpato. Quello che ha fatto Gesù, Gesù non aveva peccato, ma si sottopone al Padre fino alla morte di croce, cioè fino alla vergogna, fino alla diffamazione. Per gli ebrei che moriva in croce era un maledetto, perché è scritto: maledetto chiunque pende dal legno. Gesù perde anche l'onore, ma la sua forza è la sottomissione al Padre, come diceva anche San Giovanni Crisostomo: la mia forza è la parola di Dio, Dio è la mia forza, e io non prego che mi dia la forza, chiedo: Signore, sii tu la mia forza, tu sei la mia forza. Ecco allora la funzione della croce nella nostra vita: estirpare le radici del peccato. Allora c'è un contrattempo, anziché brontolare, prova a ringraziare il Signore. Signore, ti ringrazio, accetto, però con amore. Bisogna metterci l'amore, non la rassegnazione. Rassegnarsi vuol dire: pazienza, tiriamo a campare. No, 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 Signore, tu hai provveduto questo per me, l'accetto dalle mani tue. E se per caso scopri che hai commesso qualche peccato, pentiti, ma vai dal Signore a dire: Signore, accetto che tu hai permesso che io sbagliassi. Cioè ti voglio proclamare Signore anche dei miei errori. E una volta la Signora mi scrisse un biglietto dicendomi che lei si arrabbiava sempre per molte cose, ma quando scoprì che Gesù è il Signore anche dei nostri peccati, disse ai figli: d'oggi in poi cambiamo vita in casa. Ho i miei errori, ma sono di Gesù, se li prese Lui. Gesù deve entrare anche nei nostri errori. Con questo però, dice San Paolo nella lettera ai Romani, attenzione che qualcuno capisce, ma dice: allora dobbiamo fare i peccati? No, non c'è bisogno. Se uno è morto al peccato, come può ancora vivere in esso? Se sei morto, ma tu accetti, hai sbagliato, non volevi commettere quella mancanza, ci sei caduto. Signore, ti lodo e ti ringrazio, ti proclamo Signore della mia caduta. Rinnego il male sempre, ma ti proclamo il mio Signore. Ora, cari fratelli, ci sono certi peccati di cui noi non ci pentiamo mai, e peggio ancora, non ci perdoniamo mai. Certe cose ce le portiamo dietro come una condanna. No, 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 no. Dio vuole liberarci anche dal ricordo dei nostri errori. Ecco la funzione allora della croce, che accolte con amore permette allo Spirito Santo di fare il contrario di quello che hanno fatto Adamo ed Eva. Adamo ed Eva hanno fatto entrare Satana nella loro vita e nella vita dell'umanità. Gesù con la sua croce estirpa le radici di Satana e del peccato con la fede in Lui e con l'accettazione della sua croce. I santi che avevano scoperto questo mistero d'amore praticavano questa fede. Una volta Santa Teresa d'Avila, pregando, disse a Gesù: oh, Signore, ti sei scordato di me? Non mi fai soffrire più niente? Allora ti sei scordato? Mi hai abbandonato a me stessa, alle mie miserie? No, no, Dio ci vuole portare tutti alla perfezione. E allora è che ci dona la croce come strumento di svuotamento del peccato per poterci riempire tutti della sua grazia
e riempirci di Spirito Santo. Allora prova a chiederti, quante volte io nella vita ho ringraziato il Signore in momenti difficili? Se non l'hai fatto ieri, fallo oggi. Se non l'hai fatto 20 anni fa, fallo oggi. 30 anni fa ti è capitato quel dolore, hai imprecato, eccetera. Ringrazia oggi il Signore, umiliati oggi. Fa che la grazia di Dio penetri dappertutto. Che la grazia di Dio penetri fino nelle profondità della tua mente, del tuo cuore, delle tue abitudini, del tuo corpo, della tua anima, dappertutto. La grazia di Dio ti deve riempire come l'ossigeno entra nei polmoni per ossigenare tutto il corpo, così la grazia di Dio ci deve ossigenare dentro e fuori. Dio è l'aria che respiro, la sua parola è il pane quotidiano, Gesù Cristo è la mia salvezza. Ripeto, non l'abbiamo fatto ieri, facciamolo adesso. Tuo marito ti ha tradito, tua moglie ti ha abbandonato, i tuoi figli non ti salutano. Prova a ringraziare il Signore. Hai commesso quell'errore che non avresti voluto fare. Prova a ringraziare il Signore. Accetto, Signore. Ti proclamo Signore della mia esistenza. L'importante è che io sia nelle tue mani. Amen.